Carissimi amici della Poca Anatomia, buona domenica. E allora mi hanno fatto un piccolo sondaggio ieri sera sul nostro gruppo Telegram e su quale rasoio avrei dovuto utilizzare quest'oggi. E l'ha spuntata per un pelo il Blackbird Blackland, eccolo qua, col 24% e col 22% del Cocina, il rasoio che viene utilizzato dall'esercito italiano che. Mi è stato regalato dall'amico Alberto Emanuele di Cunzolo, che ringrazio, che utilizzeremo a questo punto la prossima settimana. Allora, Blackbird, Blackland, rasoio che conosciamo tutti come efficace, come praticamente efficace, lo andiamo ad abbinare a queste Treat Falcon che io ho trovato così particolari, non sono molto diffuse, almeno per. Carbon Steel Blade, eccolo qua. Carbon Steel Blade, quindi un'acciaia al carbonio, che poi ovviamente pakistane, con la simbolo dell'aquila. Allora andiamo a inserire la lametta nel rasoio. Treat che sta facendo. Come tantissimi tipi di lame, ma potrebbero anche essere semplicemente, no, sono di colore normale, pensavo fossero del carbon, magari per altri mercati, invece no. Vedremo le caratteristiche di questa lametta che andiamo a scartare. Eccola qua, Falcon. Una lametta rapace. Con questo eccezionale Blackland, acciaio ricavato dal pieno, lo conosciamo già, l'abbiamo già visto, insomma, è un rasoio dal design e dell'importanza notevole, così come notevole anche il prezzo. Allora, cosa useremo oggi? Ieri sono passato, io volevo, oggi volevo fare, vi avevo annunciato una rasura iberica. Ma ieri sono passato dall'amico Vogliotti, il tabaccaio che lì a Principi da Caia, quasi all'angolo con via Cavalli, che si sta rifornendo anche grazie al fatto che io l'ho, come dire, stimolato, insomma, a puntare molto sui prodotti della palatomia. E allora ho visto che si era un po' rifornito, l'ho acquistato da lui due prodotti che non avevo. Sapone Le Perlusien. Eccolo qua, Salon du Barbier, Barbershop, e anche un aftershave dopo barba, Vetiver, Le Perlusien. E proviamo insieme. Come li proviamo? Con un'altra novità. Vabbè, questo l'avete già visto, che è il pennello turco di maiale, ci vuole un bel maiale per Le Perlusien, eccolo qua, il leader, pennello turco di maiale. E con uno scattel nuovo che ho comprato dall'Inghilterra. Guardate. Questo qua è, mi devo ricordare il nome, della Wood Head Ceramics. Già con l'acqua calda dentro, è bollente. Vedete com'è? Non è enorme come spazio di. Guardate. Ma insomma, la mattina fa piacere quando inizia a fare un po' fresco, avere questo. Allora, iniziamo con l'acqua calda. Abbiamo già elencato gli ingredienti della lavatura e iniziamo con l'acqua calda. Io, come ho detto anche a alcuni utenti del gruppo Telegram, non uso prebarba. Sono ormai quasi 20 anni che mi vado. Con una di sicurezza più o meno, 1-2, non ho detto. Però forse all'inizio, ma adesso non lo uso più. Acqua calda sì, però. Quella apre i pori. Bagniamo con il pennello e cosa facciamo con le perlusine? Mettiamo un po' d'acqua calda, perché sono un sapore semiduro, eh.
qualche goccia per poterlo poi prelevare bene con il maiale. Qualche goccia, ma non si sente il rumore, no? Dell'acqua che bollicchia dentro lo scatolo. E col pennello andiamo a prelevare. Con le punte di questo maiale turco. Andiamo a prelevare il sapone. Vediamo se basta. È la prima volta che monto questo tipo di perlusieno. Sapone di gran livello. Vediamo se basta. Andiamo aperta l'acqua calda però. Ora già vedete che il calore dello scatto crea subito un montaggio e qua siamo a secco praticamente, guardate. Perché il calore reagisce con il sapone. Adesso ci mettiamo un goccino d'acqua calda. Guardate che roba. Dite. Ecco il piacere e il calore. Stavo per fare un disastro, ma l'ho evitato all'ultimo. Guarda come monta bene, se per lo siero. Io volevo acquistare soltanto l'aftershave, poi non ho resistito perché non conoscevo questo sapone qua, questo barbershop. Ecco qua. Mettiamo bene le mani e andiamo a vedere che questo rasoio che non scherza, quindi andare con. La lama gratta un pochettino, ma diciamo che niente di drammatico. Speriamo che non faccia troppi danni. Va bene 2 giorni. Ecco qua.
qualche pelo l'ha perso il maiale, però è normale. Poi è un maiale ignorante. Però io trovo che il maiale sia sottovalutato, adesso tutti tasso, tasso. Sì, certo, è ottimo il tasso, come sono ottimi i sintetici nuovi, però il maiale secondo me è il maiale. Ecco, io trovo che forse il sintetico può simulare più il tasto del maiale. Questa è la mia impressione, magari sbagliata. Maiale deve piacere, perché chiaramente è più ruvido come pelo, ma come monta il maiale. Ecco qua. Barba di 2 giorni non c'è più, eh. Quindi sono 2 passate, oggi mettiamo il McBurn. Ha fatto il suo lavorone. Andiamo a ravvivare il montaggio. Che bello col caldo, però. Ecco qua. Allora, facciamo un obliquo e un contropelo insieme. Ecco qua. Che poi come voglio ormai sapere da memoria, questo è il mio contropelo, eh. Senti come gratta o come canta. A seconda dei punti di vista. Ecco le finiture. Ritocchino BBS ottenuto.
con relativa semplicità. Allora, sciacquiamo e poi passiamo ovviamente alle espressioni finali, non prima di aver capisco bene. Applicato dopo barba. Vetiver, dire per lo sé. Prodotto di livello è questo. Ah, mi ha detto il signor Vogliotti, il tabaccaio, che sta iniziando appunto questa esperienza nel mondo della rasatura bagnata, che se qualcuno di Torino passa da lui e dice di aver visto gli amici della progrotomia, lui gli farà uno sconto. Adesso non so quanto, però mi ha detto di dire così. Abbiamo fatto un bello sconto, lo ringrazio. E non fa mai male uno sconto, eh. Specie per chi ha la scimmia che si compra praticamente di tutto. Comunque, allora, conclusioni finali. Partiamo dal rasoio della lametta. Allora, la lametta in questo caso è una treat che Falcon. All'inizio può sembrare un po' ruvida, ma mi ha fatto una rasatura senza nessun problema di irritazione o tagli e ha portato via tutto la prima passata. Anche grazie a questo eccezionale, questo va bene, ragazzi, lo conoscete tutti probabilmente. Guardate che geometrie, guardate che esposizione. Questo è Blackland americano che andiamo adesso a smontare con tanto di sepoltura della lametta nel suo cimitero, che si conferma un rasoio non per tutti i giorni probabilmente, ma nemmeno così difficile da utilizzare in quanto la sua geometria, e qui oggi ne ho avuto l'ennesima riprova, poi non lo uso tantissimo, dico la verità. L'ho messo nella lista di questo sondaggio, se no probabilmente non l'avrei utilizzato, ma non perché non mi piaccia, perché io prediligo rasoi più, diciamo, delicati, però la forma, la geometria permette di intuire facilmente l'angolo di rasatura, perché vedete come questa nella curvatura, questa squadratura permette di capire che qual è il giusto angolo di rasatura. Passiamo alla linea di Le Perlusienne, che per me è una linea perché sono due cose diverse. Cioè, okay. Allora, mi è caduto il sapone, però è meglio che il sapone che l'aftershave, anche perché questo è metallo, quindi non si è fatto niente. Allora, il sapone e il dopobarba. Le perlusine. Io lo definirei classico ma aspro. Monta, come avete visto, bene. Quindi tutte le leggende sulle perlusine, io non ho mai trovato problemi. Poi probabilmente sarà che ho una caratteristica di montaggio diversa da altri, ma tanti dicono che sia difficile da montare. Io dice no, cioè, almeno quelli, io ne ho due, quindi non è che adesso. Piacevole appunto a chi piace questa sensazione di questo amarognolo, questo
classico, ma con questa nota amarognola, che non so cosa sia, sinceramente. Ecco, vegetale. Questo qua è completamente vegetale. Che è scritto? Vediamo un po'. Vari burri, ma non c'è scritto cosa, meno. Comunque, Made in France, chiaramente la bandiera francese sullo sfondo, e il modello è il Barber Shop. Grande, grande, grande qualità il dopobarba, che mi ricorda tantissimo il vetiver di Officine Profumo Santa Maria Novella. Molto, molto simili come nota. A differenza di altri vetiver, sono vetiver amari. Sono vetiver. Questo addirittura. Mi scuserete, io non ho un grandissimo naso. Ha una punta di qualche alcolico. Potrebbe essere. Siamo quasi. Ma dico una stupidaggine, tipo una nota di cognac o di. No, rum no. Comunque sono quasi ha una nota anche di quello, cioè, insomma, comunque è ben strutturato, amarognolo, a chi piace il vetiver, io sono un amante del vetiver, questo qua devo dire che è stato un acquisto che mi ha molto soddisfatto. Bene, allora, prossima settimana useremo il Cocina, e quindi i sondaggi sono anche fatti così, cioè chi vince e chi perde, questo qua è andato secondo, ha un pelino di stacco dal Blackburn. Allora, la prossima settimana si utilizza il Cocina, che appunto mi è stato regalato da Alberto Emanuele di Kunz, un grande amico, grande frequentatore della chat, e quindi lo ringrazio ancora e lo ringrazierò ancora settimana prossima, quando verrà utilizzato in rasatura. Io vi ringrazio, vi saluto e. Ah, ecco, no, ecco, non parlavo dello scatter, non parlavo dello scatter. Dello scuttle V-Did inglese, allora maneggevole rispetto ad altri scuttle in commercio, pesantezza media, quindi si può tranquillamente tenere in mano mentre si monta, tiene ancora il calore, adesso è tiepido. Dopo, io l'ho messo in microonde con l'acqua, e poi vedete, adesso io lo svuoto per farvi capire quanta acqua contiene. Ecco qua, ceramica inglese, fatto meno a mano, con il suo marchio, ottimo prodotto e come tutti gli scuttle, grande piacere la mattina d'inverno, perché esci dalla doccia, fa un po' freddo, magari farsi la barba con la crema calda e poi dà al montaggio una spinta che, ragazzi, è incredibile. Non è regalato, ma uno scatto ci va, secondo me, nella vostra armamentario. Senza nulla togliere le grandi ciotole, che ovviamente nel mio caso sono quelle di Rocco Contini. Quindi io sono a posto come ciotole. Ancora grazie, buona domenica e buona barba a tutti.